scelti i delegati per il Quirinale. Riqualificazione della spesa regionale. Fusione di comuni. 7 giorni in consiglio. In apertura della seduta del 20 gennaio, il Consiglio regionale ha commemorato Marcello Garino, consigliere regionale e assessore nella quinta legislatura, e designato i 3 delegati a rappresentare il Piemonte per l'elezione del Presidente della Repubblica. Ha approvato anche il testo, con i relativi atti di indirizzo, del provvedimento per la riqualificazione della spesa regionale, il cui esame era ripreso dopo la pausa natalizia nella seduta del 13 gennaio. In serata l'Assemblea ha infine approvato in prima lettura la modifica statutaria che prevede la pubblicità dei lavori delle commissioni e 3 delibere per l'indizione di referendum consultivi per la fusione di comuni. In primo piano. Designati dal Consiglio regionale nella seduta del 20 gennaio i rappresentanti del Piemonte per l'elezione del Presidente della Repubblica, a integrazione del Parlamento in seduta comune, convocato per giovedì 29 gennaio. Sono i Presidenti di Giunta e Consiglio, Sergio Chiamparino e Maro Laus, e per l'opposizione il Capogruppo di Forza Italia, Gilberto Pichetto. Questa elezione del Presidente della Repubblica, come tutte le elezioni, è una molto importante, in questo particolare momento storico ancora di più. Il profilo per l'elezione del Presidente della Repubblica, a mio avviso, deve rispettare quella garanzia della pancia del Paese, quindi tutto il Paese, e deve essere un profilo di alto livello, soprattutto da un punto di vista internazionale. Ecco, questo è l'identikit del profilo che io lancerei. Poi la persona corrispondente a questo identikit, io personalmente l'ho già trovata, a mio avviso è il sindaco Fassino, e chiaramente comunque mi rimetterò al giudizio, alle indicazioni della maggioranza semplice del mio partito. Io sono naturalmente soddisfatto, spero di rappresentare bene il Consiglio regionale del Piemonte, naturalmente con la casacca della mia ditta a livello nazionale, e naturalmente con il voto che sarà definito da parte del mio movimento politico. L'Assemblea legislativa ha approvato il 20 gennaio la riqualificazione della spesa regionale. Tra le novità della legge, la gestione delle casse delle aziende sanitarie da parte di Finpiemonte per monitorare l'andamento della spesa, la razionalizzazione delle società partecipate, la revisione dell'Agenzia della Mobilità Piemontese, che si occuperà anche delle gare per il trasporto ferroviario e su autobus. Nasce l'Agenzia Foreste e Territorio, che viene integrata con l'IPLA. Continua in aula la discussione sul disegno di legge 67 di riqualificazione e razionalizzazione di ampi settori della spesa e dei servizi pubblici regionali, dall'Agenzia Regionale dell'Ambiente all'Agenzia sulla Mobilità, alla valorizzazione dei beni immobiliari, alla centralizzazione degli acquisti nelle aziende sanitarie regionali. L'obiettivo evidente è quello di contrarre la spesa e riqualificarla. Stiamo affrontando il disegno di legge 67 che riguarda la riorganizzazione della spesa regionale, e abbiamo proseguito il nostro lavoro sugli emendamenti di merito che vanno a migliorare il testo. Molti di questi sono già stati approvati, in particolare in questo momento stiamo discutendo della parte che riguarda il trasporto pubblico locale. L'Assemblea ha approvato le delibere che danno il via libera ai referendum per l'istituzione di 3 nuovi comuni, 2 in provincia di Biella, 1 nel Verbano Cusio-Ossola. Si tratta di comune di Mortigliengo, che dovrebbe nascere dalla fusione di Casapinta e Mezzana, del comune di Lessona, dall'unione di Crosa e Lessona, e del comune di Borgo Mezzavalle con Seppiana e Viganella. I referendum potranno svolgersi tra il 15 aprile e il 15 giugno, con il turno delle amministrative.